Quello che abbiamo cercato di fare noi come canale Sky Art fin dall'inizio è proprio puntare molto su una comunicazione diversa, cioè una cultura, un canale culturale che non deve essere per forza punitivo, didascalico, didattico, non deve essere cioè impegnativo, ma può coniugare grandi storie, ovviamente degli approfondimenti adeguati a quello che vogliamo raccontare, e però essere comunicato come qualcosa di gioioso, di felice, legato all'intrattenimento. Questo lo si deve fare ogni volta che pensiamo a un programma, ogni volta che lo scriviamo, ogni volta che lo comunichiamo. Ovviamente ormai i social media sono diventati un termometro fondamentale per misurare il successo anche presso persone che magari non sono direttamente interessate a questo genere di contenuti e che vengono conquistati magari dal tono di voce della comunicazione. Quindi per ogni progetto, generalmente ovviamente le nostre riflessioni sono costanti sul valore del brand e sui valori del brand. Dall'altra parte però su ogni progetto cerchiamo di trovare il nostro pubblico di riferimento legato al tema, visto che abbiamo comunque una programmazione molto eclettica, e alla comunicazione di quel contenuto. Le cose che stanno succedendo in quest'ultimo periodo, diciamo negli scenari più avanzati, più maturi della comunicazione culturale, della comunicazione televisiva, della cultura, sono proprio questo tentativo di mescolare i registri, quindi non solo il documentario, ma spesso il docudrama, il reenactment, l'idea di utilizzare l'animazione, quindi trovare di volta in volta una serie di ibridazioni che consentono al prodotto di essere un prodotto contemporaneo, quindi di parlare, oltre che al pubblico a cui naturalmente interessano queste cose, anche ai pubblici nuovi. Diciamo che in generale quello che abbiamo capito in questi 6 anni di esperienza è che quello che piace è... ci sono ovviamente delle rockstar che funzionano sempre, e se si vogliono proporre degli argomenti diversi bisogna trovare davvero un metodo di comunicazione nuovo. Quindi ci sono cose che sono facili, fare un film su Caravaggio e farlo vedere al pubblico è molto semplice. Ovviamente fare un documentario su Hieronymus Bosch è completamente diverso. Però Bosch ha una serie di elementi che in comunicazione possono molto funzionare. L'elemento fantastico, l'elemento, se si vuole, anche ironico, nel senso spingendo il pedale anche su la curiosità, l'aneddoto. Quindi secondo me va trovata la ricetta volta per volta anche in base all'argomento, al soggetto, al protagonista della storia stessa.